Adù incarnava con entusiasmo irrefrenabile uno sconfinato amore per la contrada, la tartuca e per Siena, la città della sua vita. Quando scompaiono dalla scena persone come Adù Muzzi, che ci ha lasciato 88enne la scorsa notte, avverti un colpo al cuore, ricordi una sequenza di incontri, riascolti un fiume di parole e resti sbalordito, muto. Adù era Adù. Poco importano le cariche che ha ricoperto, le date delle responsabilità che ha onorato. Fu priore, presidente, mangino, ma soprattutto uomo di contrada, dalla generosità straordinaria. Schietto, sempre. Amico inossidabile, Adù non nascondeva né sentimenti né opinioni, aveva una franchezza popolare che incantava e un linguaggio che non disdegnava fantasie e bizzarrie, immagini fulminanti e beffarde rime. Negli anni in cui fu priore, mostrò da protagonista le sue doti più autentiche, ma l'ufficialità non era fatta per lui. Tenero e burbero, Adù fu un uomo buono. Ed è raro poterlo dire così, senza aggiungere fronzoli e perdersi in aneddoti. Ne affiorano tanti da poterci scrivere un libro, uno di quei libri che raccontano leggende antiche e gesta eroiche. Grande Adù, col suo furore e la sua rabbia, con le sue gioie di fanciullo e la sua forza d'animo. Qualità che gli sopravvivono e restano incise nella memoria come beni preziosi. Ha reso lieta con l'inseparabile Margherita la sua famiglia e la famiglia grande della Tartuca. Ha rallegrato tanti momenti dei nostri anni, tante ore del nostro stare insieme, conversando di tutto e di niente, fedeli ad una contrada che oggi è più che mai consapevole di quanto le abbia donato, di quanto, ricambiato, l'abbia amata con smisurata passione. Buona visione. Cari tartuchini, come sapete ieri ci ha lasciato un altro grande personaggio che ha fatto la storia della contrada della città a cavallo degli ultimi due secoli. Il nostro caro Adù Muzzi ci ha salutati e questo è il momento dell'intima tristezza dal quale dovremo trovare la forza di uscire. La vita di Adù ha inciso profondamente nella storia della Tartuca. È stato contraiolo instancabile per passione, trasporto e di esemplare disponibilità verso tutti. Ha amato la sua Tartuca con un fervore ed orgoglio fino alla fine dei suoi giorni. È stato combattivo ed entusiasta nell'affrontare le sfide di ogni giorno. Non bastano le parole per misurare il vuoto che lascerà in tutti noi il non poter beneficiare della sua presenza, della sua spontanea irruenza e del timbro della sua voce inimitabile, che ben si armonizzava con tutti gli ambienti della contrada. Adù è stato uno splendido compagno di viaggio, ci ha insegnato l'arte dello stare insieme, con semplicità e spontaneità. Non potremo più partecipare purtroppo ai suoi capannelli, ai cori che intonava, alle lunghe discussioni su contrada e società. Ci rimane però il suo insegnamento e la strada che ha tracciato. Sta a noi ora non oscurare la sua passione e speriamo di essere all'altezza. Ciao Adù, buon viaggio col tuo fazzoletto al collo del Tartuone. Non ti dimenticheremo mai. Venerdì sarai a cena con Mauro, Valdemaro e Angelo. Salutaceli tutti. Un abbraccio. Sono nato al Castelvecchio al numero 4, era praticamente la piazzetta che divideva via Castelvecchio a via Castelvecchino, e c'era una piazzetta dove addirittura c'era stato messo sotto casa mia un vinaio che era del mio nonno, e si cominciò, la mia famiglia, era il mio babbo, era un nato un po' lontano da Siena, venne a lavorare in Fontebranda dove torna Loa. E la mia cara mamma era della Tartuca, insomma, come me, si informeva. Ero bambino nel 38, uno dei pochi pali che mi ricordo prima della guerra. E mio babbo, mio povero babbo, mi ricordo, mi aveva portato a vedere questo palio e per l'appunto vince la Ioccia. E allora quando si ritornò su mi portò in una contrada in Tartuca e la gente cominciò, io mi cominciai
a entrare un po' nel discorso allora, ecco, quindi la gente ne tirava perché aveva vinto la goccia, insomma. E si viveva così, sulla strada, con i vecchi erano un po' scorbutici, non è che era facile parlare con la gente più anziana, insomma. E di lì si cominciò l'affetto della contrada, perché poi a questo Sant'Agostino ci si passava le giornate. A giocare a barberi, a giocare e sì, e poi ci si cominciava a frequentare e si diventava praticamente una famiglia. E i più giovani venivano addoprati dai più anziani per fare lavoretti e c'era da fare e via. Piano piano poi si faceva l'ingresso in contrada. Allora lì c'era la società, che era il club dei contradaioli, e lì c'era le persone anziane, come alzavi la voce che diceva cosa, lì andavano via, no? Non è come ora, ecco, allora erano proprio. Poi ci si cominciava a vestire per quando c'era la festa titolare, per quando c'era qualche funerale, quando c'era qualche cosa, ci chiamavano uno, ci chiamava, ti vesti, e c'è, praticamente la contrada c'è stata nel cuore, ecco. I vecchi dirigenti erano Ottaviano Neri, Remigio Rogani, io ho conosciuto tanti di 20 più anni, però l'uomo che diciamo ci indirizzava più di tutti era il deonomo, era Gilli Gagliano. E allora era lui che quando c'era da fare una figura, un figurino, veniva e ti diceva te ti vesti, te no, dell'altro, insomma ci hanno insegnato l'ABC della contrada, cioè a partecipare sempre a quello che c'è da fare in contrada. Oggi è un po' differente, oggi c'è troppi più divertimenti, non ci sapeva solo quello, ci aveva solo la contrada. Fino a 18 anni si stava lì, non è che si andava a tanti posti. Adù è stato soprattutto Adù, un'energia straordinaria che aveva affetto veramente profondo per tutti. Ci siamo voluti bene fra tutti, ci siamo sempre rispettati, praticamente c'era tutti uguali, ecco. La prima contrada che girava era aprile, da aprile fino alla fine delle feste del Palio era tutta una festa, praticamente era la vita di Siena. Palio era sempre stata, perché i soldi ce n'era pochi che allora, non era, sicché praticamente comandava un po' questi dirigenti, questi capi che avevano qualche dita, e qualche volta gli toccava pagare anche qualche fiasco di vino per far bere la gente, perché i soldi non ce l'avevano. Poi piano piano le cose sono migliorate. E una volta quando vinse il Palio nel 51, io andai in campagna, andai fuori Porta Tufi. Sicché quando arrivai giù fuori Porta Tufi si cominciò a sentire il campanone e stava e gli ultimi tocchi, perché poi quando arriva al Palio si citava, allora si rivenne su. Quando si venne su si cominciò a sentire le campane della contrada, no? E si sentiva perciò Tartua ancora, che a piedi, la corsa, si fece tutto San Pietro, tutta via di città, per arrivare a perché io vedere non avevo visto. Thank you.
Io ero già un po' un commerciante, altri si erano un po' elevati, io cominciò a maneggiare qualche soldo, non si aveva più bisogno di quelli, e si cominciò così, si cominciò a cercare il fantino. Si trovò a Calamino e fu lì, dice. Andò a Sardegna e telefonò e disse: venite giù perché c'è un cavallo che è molto bello. E si comprò Pitagora e Parenzo. E così tutte le volte c'era un cavallo, pronto, venite, c'è un cavallo, c'è un cavallo. E allora si comprò Rimini. Poi si riprese Topolone e se ne vinti 14. Calafino era un uomo difficilissimo, prima di tutto perché era vissuto in un ambiente dove a scuola poca roba. A cavallo è sempre stato il migliore per me, non c'è stato tantino meglio di Calafino, però gli funzionava, sempre gli funzionava o il cervello o il cuore. Vincere la festa in famiglia, con tutti i vecchi, tutti, era tutta una festa, per diversi giorni. La contrada è una cosa importante, non è una buffonata. Secondo me ce l'abbiamo dentro, il fatto di voler spiegare com'è il palio e perché, mi sono provato tante volte a far capire a qualche uno, a qualche amico, a qualche persona che viene di fuori, e si nasce così. Perché noi piano piano si cresce e si diventa contradaioli. Essere contradaioli vuol dire arrivare da lì fino alla morte. E si fa sempre tutto per l'altro. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life this full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Io mi venne subito il sospetto, dissi, porca mia, ma mamma paura, aceto, ciappanezzi. Era il primo palio che faceva, però io dicevo, io ho panezzi. E Damo disse, se ce lo tirano Talca, ci danno panezzi e vince il palio, ci danno Andrea e vince il palio Lazzaro con panezzi. Diciamo a tutti, dopo il 71, capito, ci fu un pochino di paura, ecco. Ma invece Andrea non ti... era venuto deciso per vincere, anche perché aveva capito che Mirabella era una bella cavallina e Parenzo non era ancora il cavallo, insomma, e poi che si è dimostrato, anche se lo era, diciamo, il cavallo. Però lui glielo, insomma, la sera della prova, quando si accorse il Canapino non era venuto né adatto, lo buttò quasi un po' mano al barbaretto, metti, ma questo dove va, un va che trova, capito? E infatti loro si erano messi d'accordo prima alle troni, prima della prova, e Andrea venne su.
che facevano, hai visto, era di moda questo, il coro, no? E allora ci venne fuori questa cosa. Sapete perché il mondo va? Perché intorno al mondo gira l'amore. E allora com'è? Oh mamma, dimmi tu, avevo un bel biondino e adesso non l'ho più. Caro bebè, tu non lo sai, chi non ha soldi non naviga mai. Caro bebè, la verità è una farfalla che viene e che va. Adù era amato, amato per la sua energia, per il suo linguaggio franco, per la sua partecipazione cordiale a tutti gli eventi in calendario. Senza la presenza di Adù sembrava che qualcosa non accadesse. E la tartuca senza Adù mi pare che non sia più la tartuca, perché tanto forte era il suo apporto, tanto disinteressato. Era un grande contradaiolo, ma anche un grande cittadino, e non aveva veramente nessuna inimicizia, nessun astio. Era un uomo di grande purezza, di grandi entusiasmi, e lo ricorderemo sempre con enorme affetto e con una riconoscenza intaccabile.